Allora, buonasera, buon pomeriggio, siamo qui a Candito, nel provincia di Reggio Calabria, con la signora Angelina, che è un pezzo di storia di questo borgo, ha circa superati 100 anni. Sì, 102. Adesso. 102 anni. Signora, come... Allora, Angelina. No. Quando siete nata? Io nata il 20 ottobre 1921, Candito, provincia di Reggio Calabria. Senta, sei sposata, ha avuto dei figli, marito, tutto, ci vuole raccontare? Sono sposata 19 marzo 1954. L'ha avuto un solo marito, vero? Un solo marito, un solo sposo. Il mio sposo era l'Angelino. Io non lo conoscevo. Ah, e come si è sposata? Sposata per tragura. Ah, scusa. Come ci usava una volta. Che, sì. Ci racconta lei, noi gli facciamo. Com'è stato? Com'è avvenuto questo matrimonio, questo contatto, se vogliamo chiamarlo? Questo matrimonio fu stato quasi che quello giorno sono andata a dottore con mia zia. Allora questo era a Prezziano. Lei sa perché era di Prezziano. La luce dall'occhio, no? Ma non importa, non deve parlare. Ok, dite, parlate, eccolo qua. Allora, quel momento avvenuto e io e mia zia mi trovavamo al dottore. Allora è avvenuto questo perché erano troppi amici e parenti, perché io fra dottore sposavo a una figlia di Fiumara, di Sarrata. E allora mio marito si chiamava Salvatore Fiumara. Come sente, allora poi è stato così. È venuto il cugino in casa mia, no, ha andato mio padre, perché era che faceva il calzolaio, conciava il calzo. Allora veniva la Pasqua e io e mio padre, ho cercato le scarpe, no? Come i giovani. Allora mio padre dice non posso. Non ci sono soldi. Allora, quelle che aveva non è che erano brutte, insomma, l'ha preso. Allora ha dato. Mi ci porta a Obarso, Cartolaggio. Allora è andata a Sarrata che è andato, non arrivavo a casa, che era in campagna. Allora ci diceva la signora, dice lasciali qua, dice compare, perché eravamo 6 anni. Lasciali qua, perché quando viene, dice Francesco, dice vi fa fare. No, disse mio padre, io dice voglio adesso, perché dice vedi Pasqua, dice mia figlia, dice vuole, dice scarpa, io non posso, non ci conto. Va bene, allora. Allora ci ha detto la moglie, dice, fate come volete, dice allora. Dice. Allora invece mio padre vota un'altra volta. E allora è andata a Bell'Antoni. A Bell'Antoni c'era Marciangelo
che faceva musica. Musica? Se ci ricorda, io non so. Lo ricorda Mastrangelo. Sì, Mastrangelo. Tu ricorda Mastrangelo? Sì, Mastrangelo. Mastrangelo che cosa faceva? Scarparo. Ah, calzolaio era. Era Scarparo e faceva la musica. Faceva anche la banda. C'era la banda musicale. Musicale. E allora faceva, lavorava. Allora mo mio padre è andato là e ci ha detto di se fa queste scarpe. Dice no, dice sì, dice come no, dice domani, no, ci sono padre. Perché dice io, dice voglio, dice oggi stesso, ci fare questo e portare a mia figlia. Dice come, c'è vostra figlia ancora, signorina, sì. Ci sono sposato a tanti matrimoni, però non ho arrivato ancora. Ah sì, va bene. Allora, Marcio Tonino, questa è fede, c'è la fede. Andate a casa, io vengo a qualunque ora di sera e vi porto gli scarpe di sua figlia. E così è venuto, noi stavamo mangiando, eravamo alla tavola. E allora quando è arrivato suonavo, e allora mio fratello è sceso e ci apriva la porta e chiamavo. Ecco, dice Marcio Tonino, dice vi portate le scarpe di sua figlia. Allora io guardavo la mia, e io guardavo di lui, a sia grazie, e per meno. Mi guardava mio padre, dice come, visto, a serrata, come faccio ballando. Se non guarda. Allora è andato e mi ha detto me quando poi dopo è avvenuto. Allora aveva i compagni, quando era di sera dopo mangiato, allora li facevamo, camminavamo, ci passeavamo. Allora a quel momento mi chiamarono gli amici miei. Angelina, quando vieni, quando io ti curcamo, dice, scendi. Allora io rispondi, Mastrangelo Fiumara ha detto, ci andate signorina, quando vi divertite quei amici vostri, dice, poi dice, quando venite, dice, vabbè, allora ha fatto così. È andato via e allora io sono scesa e passeavo con l'amico mio. Quando poi abbiamo terminato camminando, passeando, allora ho arrivato qua e allora quando arrivai mio padre un Mastrangelo e mio fratello parlavano di me e che c'è un parente che sta in Argentina ha tanto tempo dopo che figlio i prigionieri che fu di prigionieri che fu di soldato tutte cose. Allora quando io non ci ricordo c'è di io in America. Perché dicevano che dice, facciano una volta la guerra, dice, me ne vai. Allora, c'è lì, contava i parenti. Allora, poi dopo, veramente che parlavano, c'è volta con me,
e disse: signorina, dice, ha piacere, dice, che ci sposa tuo cugino, ma Salvatore Fiumara. E io ho risposto, sì, no, conosco. Allora, no, conosco, perché io non mi tengo in mente, ma siccome quando io mi educo, allora questo uomo è venuto a chiamare il dottore, perché la sorella aveva partorire. E loro erano amici con questo dottore Fiumara, erano amici e parenti. E allora io posso dire, no, allora mo non c'era nessuno, c'era io e mia zia. Allora dice, ho sceso fuori e disse, dice, donna Petronilla, Angelina, Angelina, dice, mi scusi, perché, dice, io, dice, devo andare via, perché non posso stare qua, perché devo venire, devo ieri necessariamente. Va bene. Va bene, allora, quando vediamo così, allora c'è, ma mia zia ci ha detto, dice, va bene, c'è dottore, dice, veniamo domani, veniamo domani. Allora questo sentivo che mi chiamavo Angelina. Allora poi dopo, quando abbiamo andato via, questo domandavo al dottore come si chiama questa ragazza. E si chiama Angelina Gatto di Candido. Pianista perché era il destino, perché era il destino mio. Allora quando poi dopo ci io in Argentina, non è che venne il primo cendevace per mi trova mi vuota, mi gira, no, non da mandare niente. Io ho vite, non è che non ho vite, però senza parole, senza dire niente, non ho detto niente. Allora, ci hanno andato. Dopo, così, non so, passato un anno, vede qua questo cugino, Angelo, che gli aveva detto prima questo. E allora dice, bene, dice, perché, dice, lei, dice, mi dice a me, dice, va in Argentina, c'è mio cugino che ha protende, e sappi pur che ti chiami Angelina. Allora così ha fatto. Quando poi dopo venne, io la mamma non l'aveva, era io, mio fratello, mio padre. Mia sorella era sposata e era lavoriana. E allora, quando fu stato, allora mio padre è andato a Lavoriana presso giorno e ci disse, dice, vieni, dice, perché giorno, mo c'è il tuo giorno, non me lo posso ricordare. E ricordo solo che ci disse a mia sorella, vieni, che dice, forse, dice, vieni, ci affidanza Angelina. Allora, ecco, quello giorno poi dopo è venuto mia sorella, mio cognato e loro, e la famiglia del Fiumara, che sarebbe la sorella e marito, altro nessuno. Poi, allora, hanno parlato. C'era mia zia, e allora hanno parlato, dice,
Dice, allora porta la fotografia. Dice, è di questo mio fratello. Vuole sposare a Candidone. E allora dice, protende a te. Che ti ha visto? Ma io non ricordo, zio, io non lo so, zio, non lo conosco. Sì, dice, ti ha visto, però tu non ti puoi ricordare. Non ti ricordo perché, certo, non è che tu, dici, avevi il pensiero di questo. Vabbè, e quel giorno... Signore, in sintesi voglio adesso, per che adesso poi lo spiegheremo ai telespettatori, fino a qui la signora ci ha fatto, ci ha spiegato passo dopo passo, anzi noi la ringraziamo perché è stata così certosina, con la pazienza a raccontarci il tutto, che la ringraziamo ancora a questa età, a raccontare i particolari non è da meno, io veramente che ho meno di lui, certe volte non mi ricordo niente, vabbè. Adesso la signora ti racconterà poi da questo punto, prenderà la nave, conoscerà il suo futuro sposo e tutto. Prego, signora. Ecco, e sono andata in Argentina. Oh. L'anno. Con la nave. 19 marzo 1957. Sono sposata del sindaco e poi di chiesa. E allora sola, senza marito. Senza marito. Però aveva il cognato, aveva la sorella, aveva la suocera, la madre. E allora poi dopo, quando sono andata in Argentina, non è che la sorta non mi aiuterebbe. Meglio a torto, perché ci sposavo dopo di me e hanno partito prima e io non ho partito dopo l'ultima partita. E allora quando poi dopo allora sono partita, arrivato in Argentina con la nave un mese di viaggio, un mese, e io stavo male, è stato male, è stato in ospedale, 12 giorni in ospedale, andava male. Allora mi dicevano i dottori, gli infermieri, signora, state attenti, se no se morite vi attamano male. Questo glielo dicevano, sulla nave gli dicevano queste cose. Sulla nave te lo dicevano. Sulla nave dicevano queste cose, che se stava male la butta, se gli succedeva qualcosa la buttavano. Chi te lo diceva? No, ma dicevano per scherzare. Sì, lo so, ma sempre sulla nave. Sulla nave. No, sì. Che io andavo. No, certo. Allora, è tutto questo. Allora quando mi incontrammo, allora io certo conoscevo uno di Candido, che era di Candido, a mezza chiesa taglia. Io non vedevo mio marito era fuori, no, figlio era entrare. Allora ecco che mi stai, non votavi, era e visto a Papa Andrea, vicino a Papa Andrea, il signore di Candido. Allora quando io ho visto chi ero, allora sia mio marito è lui, ma io non vedevo. Allora io pigliavo e chiamai a Bicazzino, tutto ricordo a Bicazzino, Papa Andrea, no? Allora io a mezza chiesa di Italia chiamai Papa Andrea! Il bellissimo dottore,
Bidenco. E non sapeva che erano parenti puro. E che la mamma di Vicenzino io a Fiumara. Ecco, erano parenti. Erano parenti. E allora così quando poi dopo abbiamo incontrato, uscito fuori, e allora abbiamo visto il marito, mi ha abbracciato e mi ha baciato e mi tenia forte le braccia sue. Ah, era, e poi a quel punto là ha visto il suo principe azzurro. E qui è nato un grande amore, giusto o no? Un grande amore. Da questo amore sono nati figli, cosa è successo dopo? Poi ha avuto un aborto, poi fu stato veramente aveva male carattere. Ah, geloso. Perché lei adesso è una bella donna, ci figuriamo allora, io mi immagino, lei ha fatto la folla, che è una bella donna adesso, figuriamoci ecco. Allora. Era bella donna, ma. Ma non ho avuto. Ho stato 20 anni. E allora poi dopo ho saputo che mia sorella stava male, sia prima che mia sorella muore, io voglio vedere mia sorella, io voglio andare in Italia. E allora allora devo dire la verità, perché è così, è giusto. Allora mio fratello descriveva e diceva, che poi io non ti trovavo bene per venire. Allora ci ha detto, io ti pago io il viaggio. Il padre. E quando vieni, poi dopo ci ha detto, poi vediamo. Allora mi ha pagato il viaggio, è andato a Reggio, mi ha pagato il viaggio, tutte belle cose. E sono venuto. E ho rimasto tutto quello che ho lavato. Ho lavato 300 kg da roba di qua. E sono ritornato con 19 kg sulla valigia. 19 kg mi pensavo, mio marito, chilo per chilo. E l'altro tutto è rimasto. Ho rimasto tutto. Anche denari. Sì, perché allora lei... dopo un anno così, allora dice come sta, c'è aveva i nipoti, la mamma non l'aveva perché era morta, aveva i nipoti. Allora all'interessata mi vide un marito. Quando venne, allora, stessi, non è che venne diritto a casa mia, io ho diritto a nipote, certo, dicendo che tua moglie è di a Candido, lo so. E poi è venuto. Ok, signora. È venuto, come trova, e me ha trovato. Mi ha trovato, e allora è venuto qua. E dice, vieni così, davvero. Io spero che vengo. E mi vengo a casa. E per venire un'altra volta. Ritorno un'altra volta all'Italia. Prima di tutto mi disse se io voglio andare a aiutare. Benedetti, era no. Non mi voliste bene. Non ti voliste bene di me. Io ho sposato un angelo di Dio. E tu non mi hai voluto bene.
allora io non ritorno più in Argentina. Non mi interessa di quello che è da lascio. Mandami, mandami con le, ecco che mando, fai i sacchi, come si chiama in italiano? I pacchi, vai. A pacchi, e mi manda roba che è mia. Va bene, allora, signora. Non l'ho fatto perché dice, no, io dice no. No, non è che mi disse, andavamo contro a lettere, dicendo che io non voglio vai, che stai qua, io qua tengo molto nipoti. Quando sono venuta, sfobbrazzata di tutti, i nipoti miei diretti, figlia e mia sorella, e i pranipoti che mi hanno abbracciato, mi hanno voluto bene, e io ho visto paradiso e io mi sono rimasto qui. Ok, signora, adesso fermate un attimo. Funzionato. Ecco, riprendiamo, allora. Signora, prego, andate, la trota libera, prego, dite, dite. Parla. E allora, è rimasto la casa. Poi allora mio marito mi scriveva e diceva che fossi verrà. Allora andato a passeggio con la moto, l'hanno vestuto, ho lavato l'ospedale e non so quando papà è morito. E restavo tutta roba mia a casa di mio marito. E ce l'ha preso una parente sua che mi ha fumato. Signora, una cosa che gli voglio domandare, a quel tempo era proprio, andava di moda, non l'anno so, sposarsi per procura qua. Sì, sì. Andava l'anno di moda con la fotografia. Sì, perché molti sono partiti per procura, per sposarsi con gente che stava fuori d'America, a quelle che usciva, perché poi era, cioè, attraverso una foto non c'era stato, poteva uscire bene e poteva uscire male il matrimonio. Alla signora purtroppo dalla partenza sulla nave, guarda caso, già si ammala, quindi già mala sorte, esatto, certo. No, come lei l'ha spiegato, racconta signora, dica. Non è che io volevo sposare, no. Una volta mi sposai e basta. E no, io posso dire basta a Dio, a Padre Pio. Sì. Signora, come si arriva all'età vostra? Cosa avete, cosa vi siete, come, cosa mangiate, cosa passate le vostre giornate qui in questo paesino? Che ormai mi sembra un paesino, tutto un borgo abbandonato. Abbandonato, sì, sì, molto. C'è l'aria buona qua, com'è? Quasi campa, sì, di aria in questo, sì, paese, com'è? Ci racconta, signora. Dici, come mai, come cosa hai fatto in tutti questi anni? Mangiato bene, cosa mangiavi, come trascorrevi la giornata? Mangiava quattro. Insomma, fine che non mi... E mi pensionava, mangiava a casa del mio fratello. Ho capito. Ci vuole raccontare qualche altra cosa che diciamo ricorda? Posso dire io. E allora poi lei quando... cucinava cose semplici, cose che appunto non c'erano le cotture, allora, lunghe, quindi questi qua, come cucinavi, che facevi di giorno? Ci dia una ricetta. Giorno, che faceva? Andava a messa, andava in chiesa alla sera, andava a passeggio, andava che aveva il nipote a Lavoriana e via il nipote e mi stava là, due giorni, tre giorni. E allora il tempo era questo che passava tutto. Non è che io andavo con uomini o che io, no, bella morte. Allora stavo dicendo appunto
la cucina che tu facevi com'era? Una cucina semplice, quindi pasta, acqua. Pasta semplice. Pasta, broccoli, verdura, fagioli. Ecco, tutte queste cose qui. Ah sì, maccheroni. Ci dà qualche ricetta che tu che fai, no? Di solito che fai? Pasta con che cosa? Pasta con broccoli e suriaca, dai. Pasta e broccoli e fagioli. Pasta con pomodoro. Pasta con riso con cicere, lenticchia, mangiava lenticchia. Molti legumi. Signora, io ho capito. Però ho avuto operarmi dei reni perché l'acqua dell'Argentina non c'era qua, fumatori. E tirava terra, e tutto. E io non mi dava forza e beveva quell'acqua. E era chiara, bella, chiara l'acqua. Però semplice era renigia. E non mi dava conto. Mi ha costato il dolore dei reni operata a Milano. E allora ancora mi fa male i reni che io potevo operare. Va bene, perché non mi operaro, si scusere i punti. E allora io degli punti scusuti dell'operazione che mi hanno fatto. Va bene, un attimo. Grazie a Dio arriviamo a 100 anni, il comune di questo paese vi fa la festa, il sindaco, tutta la cittadinanza. Cosa si ricorda di quel giorno? Ecco. Che ti ricordi di quel giorno? Quel giorno? È un 20 ottobre 1900. No, la festa. Quando è stata? La festa. Di 100 anni. Di 100 anni. E l'aiuto super sì. Il numero. L'ho fatto al comune, ti hanno fatto la festa? Me l'ha fatto il comune a torta? A torta e la targhetta. È una targhetta la prendiamo, diciamo, è la sì, sì. Ecco. Prendila. Ecco. E basta. E hanno partecipato i suoi nipoti, tutti. Stava gente, venne gente, allora mi accompagnarono i nipoti quando ho fatto. Poi a mangiare io un ristorante e pagavo io, no comune. Allora la signora vuole precisare. Ecco. Che solo la targa che adesso vi facciamo vedere, eccola qua. Ha dato il comune, poi per quanto riguarda il ristorante, il pranzo l'ha pagato la signora, così dice la signora Angelina, vero Angelina? Sì, l'ha pagato lei, poi i parenti hanno pagato. Aveva il nipote, okay. Allora ha pagato il nipote. Il nipote lui? Sì. E il nipote sono venuti di Milano. Brava. Fotografia. Allora sì, un attimo solo. Allora no signora, il nostro titolo è si sposa per procura oggi a 103 anni. Perché ottobre faccio 103 anni. 20 ottobre 1921 faccio 103 anni. A ottobre. Allora io a ottobre veniamo con la telecamera e gli facciamo un altro sketch, va bene? Signora, noi vi ringraziamo perché già siete stanca, la signora si vuole riposare, noi le abbiamo disturbato perché sono contento di poter raccontare questa storia. Prima di concludere signora, a chi siete devoto come santo? Come santo chi sei devota? Quale santo ti piace? Quale santo preghi? Quale santo? Io sì, il santo di Candito, qual è? Prego a tutti i santi. Sì. Padre Pio,
E allora lei ci dice, ci faccia sentire una preghiera. Dai il rosario da Madonna. E come di quando lei chiede qualcosa alla Madonna, come cosa gli chiede? Racconta, dica. Che cosa gli chiede la Madonna? Che cosa gli prega? Prega la Madonna. Prego la pace del mondo. Prego per tutto il mondo. Brava. Prego per tutti i malati, i giovani, i bambini. Pur quando mi sento a mangiare. Mangiare, fa sempre la preghiera. Io mi faccio la croce e dico questa parola. Dica. Dio mio, benedice questa messa. Manda provvidenza per tutto il mondo intero. Per tutto il mondo intero. Manda pace, pace, salute e luce della guerra ai bambini, ai giovani, agli anziani. Mi sogno bene, mi stanno bene come un taglio io. Come lei è stata sempre vicino alla nipote. La nipote, lei è la sorella. La sorella sua? No, mia sorella lei. E lei sarebbe, siamo figli del fratello, no? Attimo, adesso facciamo una carrellata veloce veloce, quindi adesso quello che prima ha parlato è sei sempre coinciso il nipote, poi abbiamo tua sorella che lei ha sempre preso, si è preso sempre cura lei di... Sì, sono stati sempre insieme, hanno sempre vissuto insieme. Sempre insieme, in simbiosi, e quindi uno si è aiutato con l'altro dal punto di vista anche. E sarà questa la ricetta che la signora la passare. Sì. E poi abbiamo la signora Concetta di Roma, qua, nata qui, pure lei un pezzo di storia di questo borgo. È stata lei che mi ha contattato, mi ha detto di questa signora. Ma io vengo tutti i giorni a trovarla. Fai bene, complimenti. E cosa vi raccontate? Grazie. Sente, cosa ti dice quando. Grazie. Cosa vi raccontate? Cosa vi raccontate quando viene qua? Lei racconta le sue storie e io racconto quello che faccio il giorno, che vado al mare, quello che ho fatto il bagno, quello che mangio. Ma ne concentro, ti volevo chiedere, Andavo al mare prima, quando era giovane, andavo al mare, quello ha avuto. Quindi mi divertia. Ci portavamo sempre al mare, no? Allora raccontaci qualche aneddoto che ti ricordi di lei nel passare gli anni, che ti ricorda qualcosa di bello di lei. Di che, di me? No, di lei. A lei quando la portavamo al mare la cosa più bella era che si lavava le gambe e poi si riempiva una bottiglia di acqua del mare e se la portava a casa. Ecco. E tuttora mi chiede quando vado al mare non ci porto l'acqua del mare. E cosa ne fa con l'acqua del mare, signora? Cosa fa? per lavarmi i piedi, che dai i piedi malati. Ma sono guaccio. Con rispetto. Ah. Con rispetto, perdono per di questa parola. Io mi lavo i piedi perché hai i piedi gonfi e malati. Quindi con l'acqua di mare lei si calma. E l'acqua di mare forse mi coglie un poco. L'aiuta a stare bene, va bene. Un'altra, non sapevamo, guarda un po' a volte. Ecco. Allora niente, Maria Concetta, qualche altra cosa che ti ricordi della tua amica qua, della signora, che poi abitate qua vicino. Di chi? Di me. Di lei. Ma io che mi ricordo? Io amo questo paese perché ho i ricordi da piccola e ho sempre stata bene qua. Però dopo siamo andati a Roma e io quando sono partita da Roma, da Candidone per andare a Roma, ho pianto. Sì, questo dobbiamo perché ricordare. Perché con tutto che era Roma, io lasciavo il mio paese. Sì. E tuttora... Dobbiamo dire che la Calabria tutta e la Calabria sono stati momenti però, andati via tutti. Però in Calabria si respira bene, a Roma si muore. Certamente, è giusto che tu difenda la terra natia dove sei nato. Io vengo qua, sto in paradiso, a Candidone mi faccio la passeggiata,
vado al mare con gli amici che mi ci portano. Ok, grazie. E poi c'è Tonino che... Tonino sarebbe... È sempre disponibile. E tu abiti qua, Tonino? Sì, io abito a Vibo, con la famiglia, però vengo sempre qua, perché io insegno, sono un insegnante. Ah. E quindi quando finisco la scuola passo dalla zia, gli compro, faccio la spesa, gli vedo tutte le sue esigenze, diciamo, mediche. Perfetto. Oppure di comprare qualcosa che sia necessario per, anche per la casa, no? Per rivivere la casa, e quindi sono un continuo qui per vedere. E poi vedo mia sorella che è qui. Oh, è bellissima, è simpaticona. Allora senta, Angelina, voglio dirti un'altra cosa. I paesani la vengono a trovare qua durante quando il giorno? Ci sono persone che la vengono a trovare? C'è l'ampliforme, quindi allora dice se vengono a trovare persone di Candidone, ti fanno delle visite qui? Pochi, tranne appunto la... Senta, vengo io tutti i giorni. Senta, il parroco gliela porta alla comunione o va in chiesa? La signora Palaia. Il parroco gliela porta alla comunione? Dice se il parroco ti porta ogni tanto alla comunione. Sì, bene. Allora ci racconta un po'. Ci porta alla comunione. Sì, Carmelo ha avuto. Don Carmelo l'ha conosciuto, Don Carmelo, il sacerdote? L'ha conosciuto, Don Carmelo. Don Carmelo, sì. È venuto qualche volta a trovarla qua. Vieni che lo ti trova. Venia per non benedice a casa di Pasqua. Ah, solo di Pasqua quindi. Ha venuto, fino a che stava io qua, ha venuto. Ma poi dopo non viene più. Ok, signora Angelina, voi vi va bene come titolo La signora si sposa per procura? È un'antica storia di Calabrese, poi vediamo un po'. Non posso dire questo, che mio marito ha avuto a pensione di guerra quando il primo amore. Allora lui... E io sono andata a Reggio e sono andata a Limpesi. Ma suo marito era italiano? Ci avete mandato i soldi a Salvatore Fiumara. No, veramente ancora no. E potete fare che mi date a me con un poco? No, non potevo fare, noi no. Allora io pigliavo 80.000 dollari di arretrati quando lui, dolle, quando era venuto qui, so che era sceso per vedere la moglie, no? Per, per sistemare anche alcune terreni. Ci ha detto mio marito, si mandami un poco a me, così quando stava sta casa, perché era vecchia. E allora dice come ti mando, come sai, non sai loro come ci mandano i soldi. Non mi domandavo. Oh, non vabbè. Ci vedo tutti parecchi. Va bene. Allora, facciamo una cosa, chiudiamo, se ti metti qui vicino alla zia. Eccola qua, un attimo solo. Ma se togli la mano dalla faccia. La mano un attimo dalla faccia, eccola qua. Ecco. Guarda. Questa è stata una bellissima storia, telespettatore. Oggi qui a Candidone ci hanno raccontato un pezzo di storia della signora, come avveniva una volta il matrimonio per procura attraverso una fotografia. La signora va dal calzolaio a mettere a posto le scarpe e lì poi il suo destino, che conosce questa persona attraverso una procura con una foto. Poi lei parte in Argentina, fa un mese di viaggio, che si ammala sulla nave, ha problemi contro problemi, lì le cose non vanno bene, il matrimonio non funziona, la signora chiede aiuto a suo padre gli manda i soldi, a Reggio Calabria il fratello gli mandano i soldi, gli pagano il viaggio e la signora rientra in Italia. Un governo. E da allora a oggi si è sempre prodigata con una nipote che lei hanno vissuto insieme, adesso la facciamo vedere, eccola là. Hanno trascorso un vissuto tantissimi anni insieme con lei, ed è stato questo il metodo per farla andare avanti. Niente, io sono onorato di poterle oggi a fare questa ripresa. Noi manderemo tutto integrale come abbiamo registrato. Signora, quale canzone vi piace? Vi piace la Tarantella? Boh, la Tarantella vi piace Calabrese? Ti piace la Tarantella? La Tarantella, la canzone ti piace? La Tarantella? Mm. E mi piace, guarda,
Wasabi. Ma ballata! A ballare giù niente maritati, se no ballati molle, non beccate, non mi sono. A ballati giù niente maritati, e se no ballati molle, non beccate, non mi sono. Signore Messi, 103 anni di spettacolo, 103 anni. Facciamoci un applauso a lei. Lavorava con gli inglesi. Ballate con Marinatello, qua con Marco Tamburelle, voi ballate con Marinatello, voi facete sempre così. E ballate con Marinatello, qua con Marco Tamburelle, voi ballate con Marinatello, voi facete sempre così. In giolietto di lischetti, c'è una catola e competti, e in ciachillo di maritati, ci sono i diavoli scatenati. E chi vale di milioni? E mandiamo la di Ricopeni, arsira quando ti vizi a ballare, e sta sicura che tu essere me mogliere. E vola cosa fina, vola! Larghi facciamo roba, giovinotti, e a ballare bimbi di schietta e maritali, se non ballate con le palle, se non ballate i cucini, non ti cadono così, e su, perché se prima signora il paese Cagnuela, il paese si chiamava Cagnuela, e allora a casa mia via
via San Martino, 120 di casa. 120 di casa. E aveva una bella casa. Non era terminata, ma c'ha figlio. Complimenti, grazie. C'ha ci ne pigliano un pezzo, con ce ne pigliano un altro. Angelina, volevo sapere una cosa. Se io voglio sapere se lei sa ballare il tango, e visto che è stata in Argentina, e la tanghera, in Argentina c'è la tanghera, il tango, la comparsita, chitarra romana. Sa ballare lei il tango? Ha detto se sai ballare il tango argentino. No! Niente, se lo ballavi mai. Non mi lavò mai mio marito a ballare perché era geloso. Questa è una bella femmina, però è una bella femmina. Non mi lavò mai a ballare, è una bella donna. Allora perché era geloso? Andavamo a cinema in prima tempi, e poi dopo non me la va più perché fu stato così. Io arrivavamo perché c'era là il film che facevamo. Allora mio marito invece guarda avanti, guardava il retto o così, e non sapeva quello che c'era. E allora vai e guarda, io una strega. E io una strega. Quando sono andata a casa, io a motivo non ridivi più, non parlai stessa questa. E quando sono andata a casa, dicevo, bravo, anzi mi dico solo, avanti me mai fatti corna, avanti me. Avanti a lei gli ha fatto le corna il marito? No, no, allora, che ha guardato l'altro. Allora ci ha detto, allora sia disgraziato. Ci ha pigliato sta parola disgraziato, ci caccio il cinto del pantalone e comincia a manare. Lei ha picchiato il marito? No, il marito a lei. Ah, il marito l'ha picchiato. L'ha chiamata disgraziato. Ah, comincia a manare. Ah, ecco, questo no. Allora ha fatto bene a lasciare. Sì, eravamo un despota, era una persona. Ma gli dava mai i soldi e gli contava proprio. No, avete fatto bene, Angelina, avete fatto bene. Mi dava c'è i soldi per mo quanto faccio la spesa. E non mi dava di più. Non mi dava di più. E allora quando io poi dopo capitava, io la strada facendo, e un giorno sono andata a camminare e per vedere trovo una cosa rappresentare sul paese, i robe che io mi coseva. E allora lui con la moto mi seguiva e io non sapevo, era innocente. Quando sono ritornata a casa, mi ha detto, mi ha fatto la guerra, perché dice dove sei andata? Comprare questa cosa qua. Io innocentemente, no, non è che io aveva qualcuno, io non avevo nessuno, io conoscevo solamente mio marito e basta. Là, là era arrestato. Che spettacolo. Bella. E allora ha preso la verga e mi ha berato con la verga. Ma penso. E allora, ecco perché era lei, un tipo. Non ha visto dopo 20 anni, 25 anni che è stato lì in Argentina. Ha colto l'occasione anche perché è arrivata all'età e poi prendeva anche la pensione italiana, lei venendo qui, che lì non prendeva niente, era sempre. Quindi, io a questo punto qua
e voglio entrare, voglio fare una nota che la signora per tanti anni ha portato la croce sola. Io c'è stato un momento che io la posso capire, la signora, che in una terra straniera senza nessuno, a sopportare un imbecille, perché così, certo, così va definito, non trovo altro, certo, certo. E come ha fatto poi, giustamente, bene o male, che c'è la famiglia. Ma quando lui è venuto qui per vedere la moglie, e a tutti noi abbiamo detto: stati qua in Italia, ti prendi pure tu la pensione. E lui no. Sì, adesso vado in Argentina, vendo tutto, però nel frattempo era andato a Reggio Calabria a fare una domanda, come lui era lavoratore militare presso gli inglesi per la Caproni, che la Caproni era una società di motori, di, facevano aerei in Africa, no? E quindi cosa ha fatto? Ha fatto questa domanda, gli sono arrivati arretrati in America per $80,000. Allora, quando c'era la lira, sono andata a Reggio con lui, sì, con lui, no, con lui, e poi sono andata sola. con la Gialuzza Viglialoro. E allora sono andata accompagnata con un'altra signora per vedere se ci ha mandato i soldi. E allora mi ha detto: no, ancora non abbiamo mandato. E quando ci hai mandato? Quando muori, ci si è detto io. E allora poi dopo già i ricevivo, però io non ci dissi così, che io gli parlai se ci manda. Perché se no, dice che io vado con quella persona. Per l'interesse. Era maligno di Ciaravero. Sì. Maligno di Ciaravero. Allora, un attimo solo. Maligno di Ciaravero. Maligno di Ciaravero. Allora, di quando io sono andata a parlare, l'ha preso subito poi i soldi. A me non mi hanno mandato, mi disse che mi mandarono i soldi, però a me, come ti mando io a te? Approfittiamo di presentare lei. Quindi lei è il nipote della signora? Sì, sono il nipote della signora Beata Angelina, che è mia zia, e sono il figlio del fratello, insieme con un'altra mia sorella che è qui vicino. E allora, io quello che voglio dire per mia zia, quello che lei ha raccontato, che ha messo un pochettino alla luce tutto ciò che lei ha passato negli anni, era che lei ha fatto una vita abbastanza, diciamo, contadina, tipica dei periodi che loro hanno vissuto con il papà, che non stavano bene economicamente, che avevano dei problemi. Mio padre era in guerra e loro vivevano con le calcare, sarebbero appunto queste diciamo fabbrichette che facevano con i mattoni, con le tegole, no? A base di argilla, e quindi vivevano in questa maniera. Poi lei ha incontrato appunto questa vicissitudine di un fatto che l'hanno richiesta come sposa, perché appunto tramite lo del papà, che è andato perché gli serviva un paio di scarpe presso un calzolaio di un paese vicino, Serrata. Da lì poi non lo potevano ottenere, perché lei, giustamente, unica figlia che è rimasta in casa, e voleva che quella sera ci fosse una bella festa per lei, per avere le scarpe a disposizione. Dopodiché il suo papà, il nonno, che sarebbe il nonno, ma però voglio dire suo padre, è andato poi a Bellante, un altro paese vicino, a cercare questo paio di scarpe, se le potesse avere nella stessa serata, nella stessa giornata. Di lì c'era un maestro che si chiamava appunto, che era maestro anche di musica, no? Di musica, che si conoscevano tramite i genitori, con il nonno, eccetera, eccetera, e poi, tramite una combinazione di una famiglia che stava vicino Fiumara, che erano insieme in quell'ambito, hanno detto la zia se si voleva sposare con una persona che sta, diciamo, fuori, che sta lontano.
E quindi a quel punto che è successo? Poi dopo tante traversie con appunto il papà suo, la sorella, eccetera, eccetera, hanno portato a casa, eccetera, eccetera, è venuto a casa poi questo maestro di musica che poi era poi un calzolaio che poi gli ha portato le scarpe quella sera. Gli ha portato le scarpe per fargli appunto ancora credere che c'era un'intenzione troppo forte per sistemare, per mettere, diciamo, a fuoco questo matrimonio, questo Ed è futuro avvenuto matrimonio. poi, alla fine E poi. poi gli hanno indicato appunto chi era questo signore, perché questo signore, questo Fiumara, che era il papà, il marito, era venuto qui a Laureano, so, a Serrata, dove è stato, al medico, e per cui l'ha visto, però non si conoscevano perché giustamente non c'era l'amore che sboccia subito. E però il marito l'ha vista e gli hanno detto che è una bella ragazza lei, e gli hanno indicato a parenti di avvicinare la famiglia, e così è avvenuto. Quando l'hanno poi suggerito tutti insieme, lei gliel'hanno poi diciamo confermato a lei, e lei ha detto va bene, ma io non lo conosco questa persona, non la conosco. E allora giustamente cosa hanno fatto? Gli hanno fatto combinare con una fotografia, gli hanno fatto vedere una fotografia, allora lei più o meno ha capito, eccetera, 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 eccetera. Poi lei ha accettato, dopodiché hanno combinato tutto, la partenza, perché poi doveva andare a raggiungere lui che stava già in Argentina, ed è partita con la nave, è stato qua un mese lì sulla nave, è stato male perché il viaggio della nave che si muoveva ha avuto Cioè tanti. già dal viaggio è Ecco, andata il male, che viaggio si è sentita pure male, si sente quindi. male. Quando è arrivata lì in Argentina non la vedevo, questo perché era tanta gente che c'era, tanta folla, e allora ha conosciuto solamente un signore di Candidoni, Papa Andrea, cosiddetto, questo signore, e lei si sente più adagio, più tranquilla, per capire che almeno qualcuno lo conosco qua. E dopodiché, appunto, poi più in là gli ha fatto conoscere questo Papa Andrea al marito vero e proprio, che si sono incontrati fuori dal porto e lì sono baciati. Quindi si sono conosciuti per procura, per Sì, cosiddetta perfetto, questo procura. l'ho capito. Senta, Ecco. lei praticamente, la signora poi se ne viene, lascia il marito, cosa avviene? Poi che è successo? Lei ha vissuto, ha detto già prima che non ha fatto una bella vita con questo marito, perché questo marito era un tipo molto, molto duro, molto, Va non, bene, era molto libero nelle sue cose. Non hanno certamente avuto figli, figli. quindi non, lei non ha avuto figli, ha avuto solamente un aborto, c'è stato l'inizio di essere incinta, e poi è stato abortito. E quindi poverina la zia si è sentita sola, lì non c'erano parenti, non c'era nessuno, solo col marito. Poi tutti gli anni sono invecchiati, sono arrivati pure che qui è arrivata quasi quando aveva 78 anni, quasi Quindi 80. poi il papà gli ha mandato i soldi per, addirittura per farla Poi venire, cosa ha questo è fatto grave. lei? Giustamente la zia cosa diceva? Come faccio io a venire in Italia se non c'ho soldi? Perché non c'era economicamente la possibilità di venire in Italia. Allora mio Perfetto, me padre. l'ha pagato mio fratello e Ecco, Bianca. Ecco. mio papà ha raccolto i Ok, soldi e gliel'ha siamo dato. arrivati fino a questo qua, perfetto. No.